Ciao a tutti, gente, io sono Manto07 e oggi, ragazzi, siamo in una top un po' particolare e vi spiegherò i particolari nel video. E comunque, raga, se vorreste vedere altre top del genere, fatemelo sapere scrivendo un commento sotto nei commenti. E niente, raga, spero che questo video vi piaccia. Lasciate dei like, commentate, iscrivetevi al canale e buona visione. Salve a tutti, gente, io sono Manzo07 e oggi, raga, siamo in una nuovissima top, raga, un po' particolare, raga, questa top sarà sull'aggiornamento di Minecraft. E raga, praticamente dalla prima cosa, cioè più brutta dell'aggiornamento, diciamo, ecco così, fino alla prima più bella. Comunque, raga, ora iniziamo. Allora, al 15° posto troviamo il blocco d'ossa, raga, questo qua che ora vi faccio vedere. Eccolo qua, fatto, è questo qua, raga. Poi al 14° posto troviamo l'uovo d'orso polare, che, raga, è fighissimo. No, questo qua è di lupo. Che cosa? Ma what the fuck? Ho preso l'uovo sbagliato. E l'orso polare, questo, non lupo. Ecco qua. Raga, una bestia particolare. Perché, raga, se andiamo nel... Ora, raga, sono ovviamente creativa. E praticamente genera l'orso polare, quando è lanciato può generare una creatura di tipo indicato, esatto, cioè un orso polare. Infatti ci sono anche gli orsi piccoli, così. Poi, raga, al 13° posto troviamo il sentiero erboso, raga, questo qua. Sì, questo qua, raga. Poi al 12° posto troviamo a Barbabietola, questa qua, raga. A Barbabietola. All'11° posto troviamo lo stufato di coniglio. Questo qua, raga, vi faccio vedere meglio. Eccolo qua, che è molto bello. Poi al 10° posto troviamo la zuppa di Barbabietola, raga, che non sembra neanche di Barbabietola. Ecco cosa sto facendo questo qua. E la zuppa di Barbabietola, cioè non è neanche una Barbabietola, praticamente sembra sangue, raga, sembra sangue. Però vabbè. E poi, raga, al 9° posto troviamo la pozione di salto PS, perché sono, non ci stavo, potenziata al livello 2, cioè potenziata al 2, ho scritto, perché, raga, è molto potenziata. Anche sia pozione del salto e sia pozione bomba del salto, raga. Tanto così. Ah no, aspettate, ve lo faccio vedere così. Ecco qua. Questa è la pozione del salto e questa è la bomba del salto. Poi, raga, la zampa di coniglio all'8° posto. Eccola qua. Fa un po' di pressione, però è fatta benissimo, Aspettate, ok. E poi, raga, ora ci sono al 7° posto i vari stendardi. Tipo, al 7° posto ci ho messo lo stendardo arancione, raga. Eccolo qua. Poi, raga, prendiamo anche tutti gli altri stendardi, blu, viola, marrone, tutti, raga. Vi faccio vedere. Qua c'è il rosso, poi il blu, li ho messi tutti in fila, raga, quindi devono essere in fila. Rosa, giallo, verde, poi cos'è? Ah, sì, ok, e azzurro.
Poi li buttiamo, raga. Eravamo arrivati all'azzurro, mi sa. E allora, a questo qua. Sì, sì, sì. Poi, allora, qua, 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 qua. Ok. Aspettate, raga, metto il sole perché sennò non si vede molto bene. Ok. Poi c'è il nero, raga. Poi questo qua, sì, blu chiaro, ecco. Questo bianco, e si vede che gli altri li ho già messi. Ok. Ecco qua. Poi raga, al sesto posto troviamo il mattone rosso del sottomondo, raga. Non è colore nero, ma è quello rosso, che è molto bello. Ora ve lo faccio vedere. Eccolo qua. Fatto molto bene, perché raga, il nero è questo qua. Aspettate. C'è abbastanza differenza tra il rosso e il nero. Ok. Poi raga, al quinto posto, ci avviciniamo sempre di più verso il podio. Al quinto posto troviamo il blocco di Veruca. Questo qua, tutto rosso. Veruca, barra sottomondo, però ho messo solo Veruca. Eccolo qua. Molto bello. Poi, raga, al quarto posto troviamo il blocco di magma, che questo qua praticamente l'ho studiato per bene. E che cosa fa, raga? Se ora, tipo, mi metto in sopravvivenza, che lo posso benissimo fare. Sopravvivenza. Ecco, raga. Guardate cosa fa. Praticamente, raga, se vi mettete sopra su questo blocco, vi fa abbastanza, cioè non dico abbastanza perché non è che faccia molto di danno, però vi fa abbastanza danno. E poi raga, c'è il blocco di slime, molto bello, fatto benissimo. Adesso lo piazziamo qua. Guardate cosa fa. Allora, tipo, allora, ok, mi fa rimbalzare, che è fatto benissimo anche questo. E poi raga, questo qua è il terzo posto. E al secondo posto troviamo la spugna bagnata, che raga è una figata. Perché raga? Perché allora, questa è la spugna bagnata. Se ora prendo la fornace, ecco la fornace, ci metto la fornace, poi non so, un legno a caso, un legno d'abete così, ci metto la spugna come ingrediente, ingrediente, e il legno d'abete come combustibile. Guardate cosa fa, raga. Ora aspettiamo un po', intanto butto ste robe inutili. Ok, cosa genera, raga? Una spugna normale, che è una figata pazzesca. Raga, al primo posto troviamo il libro incantato Rammendo 1. Questo libro, ho letto che cosa fa, che, aspettate, prendo l'incudine e la spada. Posso mettere spada, armatura, vabbè, io ci metto la spada. Che, allora, raga, select. Ecco, libro incantato si usa con un incudine per incantare armi, strumenti e armature. E quindi non so bene che cosa faccia questo, però è una nuova pozione, un nuovo libro. E praticamente costa pochissimo, 2, non è che costa molto. E così, raga, questo qua, raga, sono le varie cose che sono uscite dall'aggiornamento di Minecraft. Ora vi faccio vedere una nuova texture che hanno aggiunto.
Ebbene sì, raga, dopo la modalità, cioè la texture greca, dei greci contro Troia, così, hanno fatto la modalità, la texture cinese. Raga, è pazzesca, io ci ho fatto un viaggio e sono fatte benissimo. Poi, raga, se vorrete, scrivetemelo sotto nei commenti e farò un video in cui farò vedere le armi e come sono fatte tutte le texture cinesi, così, cose del genere. Comunque, raga, ora andiamo a esplorare sto posto fantastico in texture cinese. Allora, prima andiamo all'esterno. Qua c'è una scala, raga. È una specie di sentiero. Cioè, molto bello. Molto, ma molto. È fatto benissimo, raga. Sono fatti benissimi tutte ste robe. Ste texture, raga. Sono fatte benissimi. E da qua, raga, si entra nel villaggio. Sì, perché, raga, dentro questo immenso coso qua c'è una specie di villaggetto piccolo, raga, piccolo, piccolo, piccolo. E raga, come la, cioè, praticamente, raga, non ci poteva mancare, ma proprio per niente, il mercato cinese. Che ora, eccolo qua, il mercato cinese, raga, che l'hanno fatto benissimo, anche le cose qua, che cosa sono, le torce rosse, vediamo, non so che cosa sono, non so che cosa sono, raga, queste cose qua, beh, delle robe fatte benissimo, raga, e così, questo qua è il mercato praticamente. E vabbè, qua c'è un laghetto fatto bene, molto, ma molto bene, in cui per me, se è l'unica cosa che meglio fare in quel laghetto lì sarebbe pescare, tanto da bravi bimbi spacchiamo. Oh mio Dio, cosa sta succedendo? Ecco qua, siamo entrati spaccando noi in questa casa immensa. E così, raga, questa qua è la texture, anzi il mondo, però in texture cinese, raga. E niente, raga, spero che questo questa top vi sia piaciuta, raga. Se vorrete ancora una top del genere, fatemelo sapere e io ve la porterò ogni aggiornamento di Minecraft, raga. E ovviamente di cose belle come queste, forse anche di nuove mappe, nuovi cosi, nuovi minigiochi. E niente, raga, spero che questo video vi sia piaciuto, lasciate dei like, iscrivetevi al canale e commentate, e ciao a tutti.